Consigliere Busilacchi, prego. Grazie Presidente. Anch'io penso, Presidente, che questo Consiglio, che va benissimo, debba essere un momento che forse ogni tanto dovremmo ripetere, perché il lavoro è certamente il tema dei temi. Oggi abbiamo tempi contingentati, anche da me l'auspicio che si possa arrivare ad un documento condiviso, ma probabilmente ogni anno dovremmo fare, ogni semestre, adesso almeno un paio di volte all'anno, una riflessione tematica, anche invitando degli esperti, chi ci può presentare ed illustrare dei dati esterni, e possa anche aiutarci a trovare delle soluzioni. Io ringrazio le assessore, è bello che ci siano tre donne che oggi sono intervenute, per l'impegno, e sarà mia cura leggere i dati che l'assessore Bravi ha presentato. Io sono per natura un incorreggibile ottimista, però credo anche che oltre alle cose che vanno bene, che è giusto illustrare, sia anche giusto e serio mostrare quelle che vanno meno bene, per cercare di trovare una soluzione. Ora, se è vero, Assessore Bravi, che noi siamo dentro una contingenza nazionale, è anche vero che in questi anni siamo andati peggio dell'Italia, peggio del resto d'Italia, perché nel resto dell'Italia sono stati recuperati tutti gli occupati del 2008, nelle Marche non sono stati recuperati tutti gli occupati del 2008, sono i dati dell'Istat. Anche sull'Italia potremmo dire che in realtà sono stati recuperati gli occupati, ma non le ore lavorate. Però il problema è che nella nostra regione, per le sue caratteristiche, ci sono alcune specificità che non possono essere sottovalutate. L'ultimo rapporto della Banca d'Italia di novembre 2017, quindi di pochi mesi fa, ci dice che nel 2017 il calo degli occupati, già registrato nella seconda parte del 2016, si è esteso al primo semestre dell'anno in corso, meno 2,7%. Mentre in Italia gli occupati hanno continuato ad aumentare, nelle Marche il calo ha interessato sia la componente maschile che quella femminile. Se in più ci concentriamo sui dati del precariato, la situazione è ancora peggiore, perché abbiamo recuperato un pochino rispetto agli scorsi anni il tema degli occupati, però il problema sono i contratti precari. Sono crollate le assunzioni a tempo indeterminato, che sono state nel 2017 3.500 in meno rispetto al 2016, i contratti stabili rappresentano solo il 10% dei contratti attivati, aumentano le cessazioni dei contratti a termine, c'è un picco vertiginoso del lavoro precario. La nostra regione risulta essere, da questo punto di vista, la terza peggiore tra tutte le regioni d'Italia. Ovviamente, come dire, rispetto a questi temi, bisogna cercare di attivare tutte le leve possibili, e la politica e le istituzioni hanno un peso parziale, perché poi tanti aspetti incidono, però io credo che noi non possiamo sottovalutare questa situazione. Abbiamo bisogno di un lavoro di migliore qualità, invece purtroppo nella nostra regione il lavoro che si diffonde è un lavoro precario. Il tempo è pochissimo, quindi mi avvio a concludere, perché purtroppo, però, Presidente, ripetiamola, perché non possiamo poter intervenire 5 minuti sul tema del lavoro. Io credo che la Giunta abbia fatto bene, diciamo, rispetto alla programmazione europea, rispetto alla soluzione delle crisi aziendali, però io credo che oggi abbiamo necessità di come dire, intervenire con maggiore efficacia su due temi. Uno è quello che riguarda come dire, la ristrutturazione dei nostri ammortizzatori sociali. Ne approfitto per salutare, oltre che le scuole, l'educazione è sempre uno strumento fondamentale, anche i disoccupati del Piceno, che abbiamo incontrato in commissione. Nel loro documento chiedevano un intervento sugli ammortizzatori sociali. È ferma in commissione una proposta firmata da tutti i consiglieri di maggioranza e sostenuta, oltre che dall'assessore Bravi, che ringrazio, anche dall'assessore Cesetti. Sull'inclusione lavorativa abbiamo, io credo, necessità di ripartire da lì, di rimettere, come dire, riorganizzare le nostre borse lavoro per evitare che con le risorse scarse, ahimè, che abbiamo, ci sia frammentarietà, abbiamo bisogno di rendere più efficienti. Quello era uno strumento utile, quindi dotiamo di un po' di risorse questa
penso all'assessore Cesetti che lo ha ricordato, assessore anche in bilancio, dotiamo quella legge di maggiori risorse, perché senza risorse non si fa niente. Il secondo tema, invece, mi rivolgo al presidente Ceriscioli, che lo ha messo tra le sue priorità, il tema del piano di sviluppo. Noi abbiamo bisogno di creare occupazione. L'occupazione non la crea la Giunta, ovviamente, ma le creano le categorie, le forze sociali, le imprese, insieme, come dire, ad una politica industriale. Va bene Industria 4.0, ma noi abbiamo bisogno di parlare della specificità di un tessuto produttivo, quello marchigiano, ancora caratterizzato da molte piccole e medie imprese, che hanno probabilmente bisogno di, come dire, qualcosa che innesti maggiormente uno sviluppo, appunto, nella nostra regione. Quindi io credo che quel piano di sviluppo che è stato discusso nella cabina di regia abbia bisogno di tempi, di obiettivi. Quindi ecco, dico alla Giunta, concentriamoci sì sul bicchiere mezzo pieno, ma anche su quello mezzo vuoto, perché dobbiamo guardare alle situazioni, alle cose che funzionano, ma anche alle situazioni di criticità che ci sono nella nostra regione, dobbiamo dircelo, ci sono, e quindi credo che sia nostro compito intervenire per risolverle. Grazie.